Come sempre, non guardate questo video se non avete intenzione di ricevere spoiler su cose che potrebbero accadere nella quinta stagione. Ametista è quella uscita male. Lei doveva essere molto diversa rispetto a come effettivamente è uscita. È più piccola, è più debole, è più fragile, è più stupida. Chissà quante cose non vanno bene in Ametista. Può capitare con qualsiasi tipo di problema nei confronti degli altri, che possa essere una DSA, quindi discalculia, disortografia, disgrafia, oppure con un Asperger o autismo, o un sacco di altri problemi di questo tipo. Sono quelle cose che ti rendono diverso dagli altri. E tutte le volte che qualcuno fa un paragone che comprende quelli che tu consideri fatti bene e te, tu sei sempre quello uscito male. Ed è questo che succede ad Ametista, poveretta. Ed è questo che succede ad Ametista. Ametista è imperfetta, Ametista è uscita in ritardo. E dopo essere uscita in ritardo è rimasta sola. Per chissà quanto tempo. Da sola, completamente sola. Con i suoi amici sassi. Senza sapere nemmeno di non essere sola. Senza sapere di che cosa fa parte. L'unica cosa che tutti sottolineano di Ametista è che lei è imperfetta, che le manca qualcosa. Ed è così che Ametista inizia a mettersi sempre a confronto con qualcun altro. Con Perla. Perla è perfetta e Perla esige che Ametista sia perfetta. Perla ha sempre desiderato che Ametista fosse perfetta. Perché Ametista è il simbolo della terra, Ametista è quella incontrollabile, quella insensata. E Perla odia ciò che è insensato e impreciso. Perla ha bisogno di una schematicità. Ametista ne sta fuori. Ne sta fuori un po' perché lei non è fatta così. E un po' perché Perla, continuando a costringerla ad essere in questo modo, le fa odiare il modo in cui lei dovrebbe essere. Quando una persona continua a farvi notare che avete certi difetti, solo per dirvi, ma tu dovresti fare così, però, tanto non lo sei, però potresti fare questo, però, tanto non sei capace, però potresti essere, però tanto. Quello che succede è che finite per odiare sia la persona in questione, considerarla una rompicoglioni, sia l'idea che quella persona ha. È per quello che molte persone finiscono per odiare la scuola. Molte persone odiano la scuola proprio per questo. Perché la scuola è un continuo. Tu dovresti essere così, ma non lo sei. Questi voti che fanno in modo che qualcuno sembri perfetto e qualcuno no. E fanno in modo che persino la soggettività con l'arte e con i temi abbia un voto. Ovviamente in realtà la scuola ha un suo significato, ha un suo perché, ma dare dei voti alla gente comporta anche che queste persone finiscano per mettersi in paragone con gli altri e Ametista sa perfettamente che non riuscirà mai ad essere come Perla e finisce per essere di proposito ancora più imperfetta, sia per dimostrare a Perla che lei non vuole essere così e che non lo sarà mai, sia perché le dà così fastidio il dover essere perfetta che lo fa apposta ad essere imperfetta a un certo punto, per sottolineare che lei è fatta così e che nessuno la può cambiare. Nei confronti di Garnet invece la situazione è diversa, perché Garnet è una madre, Garnet è seria, severa. E da un lato dà un amore incredibile, quindi è impossibile odiarla, è impossibile semplicemente prenderla per i fondelli. E Garnet è quella che pretende la serietà da Ametista, ma è anche quella più comprensiva, è quella più tranquilla, è quella che non ha complessi interiori, che quindi se la prende con Ametista solo quando Ametista ha davvero torto. Quando Ametista decide di scappare nel kindergarten, Garnet non va a recuperarla, perché lei la capisce. Lei sa che non c'è bisogno di Garnet in quel momento. Per quanto Garnet le voglia bene, sa perfettamente che ciò di cui ha bisogno Ametista ora è di parlarne con Perla. E mentre Perla si prepara subito ad accusarla, ecco, vedi, hai fatto questo, hai sbagliato, senza preoccuparsi del perché lei abbia fatto tutto questo, Garnet è molto più comprensiva, nonostante sia estremamente severa, e capisce perfettamente Ametista. E Ametista lo sa, Ametista lo sa. Steven, invece, è nato per essere imperfetto. Steven, esattamente come Ametista, fin da piccolo è stato paragonato alla madre. E la vita di Steven è un continuo, ok, non sei come tua madre, ok, non sarai mai come tua madre, ok, non sarai mai una Crystal Gem, ok, non sei del tutto umano. E dove gli umani lo trattano come una creatura a parte, le gemme lo trattano come una creatura a parte, e Ametista si sente molto vicino a lui, sia perché anche lui è basso, anche lui è immaturo, esattamente come Ametista,
ma anche perché tutti e due vengono trattati allo stesso modo, come quelli indietro, quelli che stanno un passo indietro rispetto a Garnet e Perla, i due che non hanno partecipato alla guerra, i due che sono nati sulla terra, i due che noi abbiamo protetto, voi siete i villici. E tutto questo va bene finché a un certo punto Steven non inizia a essere migliore di Ametista. Scopre di avere più poteri rispetto a quelli che Ametista pensava di avere. Scopre di riuscire a far meglio ciò che Ametista pensava di saper far bene. E Ametista si sente sempre, sempre più messa da parte, si sente sempre più piccola rispetto a Steven. E Steven inizia ad essere esattamente come lei avrebbe tanto voluto essere. E per questo inizia ad odiarlo. Perché lui, in poco tempo, è riuscito a ottenere ciò che Ametista in tutta la vita non è riuscito a ottenere. Vi è mai capitato di chiedervi perché io non riesco a fare una certa cosa e gli altri sì? Perché ci sono persone che non fanno nemmeno fatica e riescono comunque a ottenere risultati migliori rispetto a quelli che riesci a ottenere tu, nonostante tu faccia tutta la fatica del mondo e ci metta davvero impegno? Perché ci sono persone che non si impegnano e riescono comunque a ottenere quello che io vorrei ottenere? Mentre io mi impegno da morire e vengo pure accusato di non essermi impegnato. Ametista si sente uno scarto. Per questo Ametista cambia forma così spesso, perché lei non sta davvero bene con la sua forma. Perché lei non è davvero felice di ciò che è. Perché lei odia se stessa. Perché lei sa che potrebbe ottenere di più. Lei sa che ci sono le potenzialità. Lei sa che potrebbe davvero fare ciò che lei vorrebbe fare, ma non lo fa lo stesso. Perché? Perché il nostro cervello non è così semplice, non è che vogliamo fare una cosa e la facciamo. Ci sono mille forze che spingono e non puoi mai sapere quali cercano di portarti dalla parte giusta, quali dalla parte sbagliata, e qualsiasi tu segua non è detto che ti comporterai allo stesso modo. E Ametista sa benissimo in che cosa si impegna, sa benissimo quello che fa, conosce benissimo i suoi errori e odia se stessa perché nonostante lei sappia ciò che vuole, non lo fa lo stesso. Lei si odia perché sa che vuole impegnarsi, sa che potrebbe impegnarsi, ma che non lo fa. E quando invece si impegna, nonostante lei si impegni, non ottiene ciò che gli altri hanno ottenuto. E per questo si demoralizza e smette di impegnarsi di nuovo. È quello che succede a tutti. Come se nessuno valesse nulla, come se tu non valessi nulla e gli altri valessero qualcosa, come se tutti avessero un qualcosa che tu non avrai mai. E gli altri nemmeno si rendessero conto della fortuna che hanno ad averlo. E così lei va d'accordo con Greg, perché Greg è simile a lei per molti versi. Anche Greg è imperfetto, Greg non è il padre che dovrebbe essere, Greg non è il personaggio che tutti vorrebbero che fosse. Greg è quello che nel mondo reale definiremmo un fallito. E Ametista, beh, è di questo che parla. È questo che Ametista non sopporta, è questo che Ametista odia tanto di se stessa. Che anche lei, proprio come lui, tecnicamente sarebbe una fallita. Ma Greg è maturo. Ametista si comporta ancora come un adolescente, non riesce a controllare le sue emozioni, non sa quello che fa, ma Greg ormai sta maturando. E Ametista odia il fatto che Greg stia maturando. Lei non si rende conto di quello che fa, non si rende conto del fatto che è davvero traumatico trasformarsi nella moglie morta di qualcuno. Perché Ametista è ancora troppo immatura, e più le si fa capire che è immatura, più lei si sente ancora più immatura, anche se lei ha bisogno di capire di essere immatura per maturare, ma al tempo stesso tutte quante glielo fanno pesare, e lei non sa come fare, e nessuno le dà una soluzione, e ovviamente non c'è una soluzione. L'esasperazione di Ametista deve essere terrificante. E quando trova l'unica persona con cui va d'accordo, cioè Greg dopo un po' deve maturare. Greg dopo un po' deve smettere di essere simile ad Ametista e deve crescere. E Ametista non lo può perdonare per questo. Perché lei si sente sempre quella che resta indietro. Perché lei si sentiva simile a Greg, ma Greg è maturato. Lei si sentiva simile a Steven, ma Steven è maturato. Cosa c'è che non va in Ametista per essere ancora la stessa di prima? Quando Ametista vede Jasper, l'unica cosa che sente è: oh, io potrei essere così. Io dovrei essere così. Ma non lo sono. E quando Ametista vede Jasper, vede semplicemente una creatura che è identica a lei in tutto e per tutto, ma è perfetta, ma riesce ad essere tutto ciò che lei non riesce ad essere, e senza far fatica, riesce ad avere la serietà che lei non riesce ad avere, e senza far fatica, riesce ad essere tutto ciò che Ametista non è mai riuscita ad essere. Ametista è talmente insicura che persino quando è fusa con Steven,
come quarzo fumé, non riesce a sentirsi completa. È un po' più sicura di sé, maschera meglio le sue insicurezze, ma è ancora dannatamente insicura e trasmette la sua insicurezza anche a Steven. E sebbene sia più stabile rispetto a quanto sia ametista così com'è, si sente ancora difettosa, si sente ancora sbagliata, a dimostrazione del fatto che lei ha tre braccia, una da un lato e due dall'altro. Come se lei non fosse mai abbastanza per nulla, non fosse mai abbastanza per niente, come se ciò che lei è non bastasse mai per ottenere nulla, come se qualsiasi cosa che Ametista possa desiderare fosse sempre e comunque impossibile da ottenere, come se mancasse sempre così poco, e quando ti manca quel così poco, ecco che qualcuno ti supera. E tutti si aspettano grandi cose da te, ma tu non le puoi fare, perché non sei abbastanza. E vorrei dire a tutte quante le persone che non si sentono abbastanza che non serve a nulla dirvi che siete abbastanza perché non ci crederete. Ed è qui il dramma per quelli che dovrebbero aiutarvi. Che voi siete abbastanza, nessuno vi considererebbe mai inferiore agli altri, nessuno penserebbe mai che siete indietro rispetto agli altri se non qualche testa di cazzo qua e là. Però non c'è nulla che vi possa consolare. E se Ametista non avesse mai saputo di essere difettosa, in nessun modo e in nessun senso, se nessuno l'avesse mai trattata come se fosse più infantile, se nessuno l'avesse trattata come una gemma di seconda categoria, probabilmente lei sarebbe perfetta così com'è. Lo vedete anche voi che cosa sa fare Ametista? Può cambiare forma senza problemi, tutte le altre gemme hanno un milione di difficoltà, lei lo fa ogni 5 secondi. Ma lei non è in grado di vedere la bellezza che c'è in lei stessa. Perché è così che funziona il mondo. Vediamo sempre la bellezza negli altri, ma in noi stessi. E quando gli altri ci dicono quanto siamo stupendi e meravigliosi, non ci crediamo.